Buonasera amici sportivi, appassionati di atletica, ben ritrovati all'appuntamento settimanale, martedì alle 21 siamo come sempre qui in vostra compagnia per questa terza puntata stagionale di A Tempo di Atletica. E direi che insomma, questo nuovo ciclo 2017-2018 si apre in modo più che confortante, anzi direi in modo eccellente, visto che proprio poco più di 48-72 ore fa dal CLES in provincia di Trento sono arrivati due titoli italiani nei campionati cadetti e cadette, in particolare cadette, che ha conquistato la Virtus e una di queste nuove campionesse italiane che stasera è qui con noi. Allora, intanto vado a presentare quello che è il suo tecnico, la sua allenatrice, Chiara Cinelli. Buonasera Chiara, buonasera. Grazie di essere con noi. Beh, Chiara anche a modo suo ha ottenuto dei bei risultati nei giorni scorsi. Sì. E poi quella qua, campionessa italiana di lancio del disco, categoria cadette, 2017, Asia Salerno. Buonasera Asia. Buonasera. Io ti tiro subito le orecchie perché stasera non hai portato la medaglia, eh? Come mai te la sei scordata, eh? Forse è colpa anche nostra, vabbè, eh? Non l'hai portata, vabbè, dai, ti perdoniamo lo stesso, vabbè. Senti, grande soddisfazione penso questo titolo. Sì, sì, è una grande soddisfazione. Anche perché possiamo dire che sei arrivata a CLES, chiaramente con tante speranze di far bene, però come sei arrivata a questa finale nazionale che poi hai vinto? Come sei arrivata? Con quale spirito, con quale... Ma speranza. Normale, speravo di vincere, quello è normale, però quello che speravo era di fare almeno 35 metri, quello sicuro. Ecco, però ti sei presentata, se non sbaglio, non avevi la migliore misura, cioè non eri tu No, ero quinta. Quinta, non eri la favorita. No. E con che misura ti sei presentata? Con 32,90 m. 32,90, quindi sei andata e hai detto, io intanto mi miglioro, poi... E beh, ti sei migliorata perché... Leggevo qui, hai detto 35? Hai fatto 35,29. Com'è andata la gara? Primi lanci? Ma faceva freddo. Poi avevano di nuovo ritardato la gara, come l'anno scorso, e quando sono arrivata lì provavo. Poi guardavo anche Idea che stava lì saltando, quindi cioè, non ho fatto niente di che. Ecco, avete gareggiato sabato voi? Sì. Pomeriggio? Sì, tardo pomeriggio. Tardo pomeriggio a CLES in provincia di Trento c'è da garantire sicuramente che sono, non c'erano 30 gradi sicuramente. No, hai detto idea perché noi Idea, che è l'altra campionessa italiana, neocampionessa italiana della Virtus, sempre della tua categoria, c'è una particolarità che vi unisce, ora poi la spieghiamo. Chiara Cinelli è invece insomma quella che segue da vicino, no? Sì. Asia, ecco, tu eri a CLES? No, non eri no, a CLES. Non ero a CLES perché impegni, no? Esatto, ero impegnata anch'io in una gara, ma l'ho seguita in diretta streaming su computer e ho visto appunto l'impressionante progressione dei lanci, che è stata veramente brava Asia, devo dire che è una campionessa. Tu te l'aspettavi questo esploit? Beh, forse sì. Allora, noi eravamo preparate per un podio. Sicuramente una medaglia noi la volevamo, però il colore sinceramente è stata una bella soddisfazione, un oro dopo un anno di lavoro è stato proprio il coronamento di un bel lavoro fatto tutto l'inverno e l'estate. Ecco Chiara, anche con una prestazione tecnica questi 35-29, considerando che Asia quanti anni hai? 15? 15. Quindi sei del 2002, considerando che ha 15 anni che... Sì, è una buona cominciano ad essere misure interessanti, che il prossimo anno passerà di categoria, sarà allieva, la possono proiettare anche verso categorie sicuramente buone prestazioni dal punto di vista d'allieva, ma anche, che lo sa, aspirazioni con le assolute. Perché no? Perché no? Asia, tornando a te... Hai detto, io mi sono messa lì a riscaldarmi e c'era anche Idea Pieroni, che ha vinto, lo ricordiamo, il titolo italiano nel salto in alto con 1,73. Poi di lei parleremo quando verrà a trovarci, ve lo anticipo già martedì prossimo. Quello che volevo chiederti invece è quello che vi unisce, non solo gareggiate entrambe per la Virtus, non solo avete vinto il titolo italiano nello stesso giorno, ma addirittura, io non lo sapevo, siete a scuola insieme nella stessa classe. Sì. Ora non mi dire anche che siete, ora non so come siete disposti adesso nelle classi, se siete addirittura compagni di banco anche. No, quello no. Però immagino, sai, c'è grande amicizia e aver vinto il titolo insieme è stata una doppia soddisfazione un po' per entrambe, no? Sì,
Diciamo di sì. Diciamo di sì. Va bene, senti, tu non sei però solo una discopola, non fai solo il disco, lanci anche il giavellotto, so. Sì, è così? Sì, lancio anche il giavellotto. E non solo, salti anche in alto. Vabbè, saltavo. Saltavi, quanto hai come misura? 1,59 quest'anno. Che non male, perché considerando che insomma il campionato italiano la Pieroni l'ha vinto con 1,73, poi insomma una buona misura. Ma mi hai pensato di fare le multidiscipline è una cosa ancora... Ci ho pensato, ma c'è difficile. Quel 600 finale che mi fa ripensare. È la corsa che ti... Esatto. È la corsa che non è... sì, è quello, però bisogna farlo, perché altrimenti... C'è anche quello. Vabbè. Senti, tu Chiara segui naturalmente Asia, ma segui un po' il gruppo, no? dei giovani lanciatori. Seguo più che altro i giavellottisti. Collaboro con Emilio Filippi, sì. Quindi lui martellista notoriamente. Lui è martellista e insomma da 3 anni lavoriamo insieme e abbiamo messo su un bel gruppo di ragazzi. Poi quando si cominciano a raccogliere questi risultati è di stimolo, è chiaro. Lei ha vinto ora, no? Sì, certo. L'altra medaglia d'oro. Insomma, è un grande stimolo per tutto, no? Per voi tecnici, per i dirigenti, per tutta la società, penso. Sì, sicuramente. Prima fra tutto penso per lei che insomma è una bella soddisfazione. E poi sì, la società è molto d'orgoglio, questa cosa di aver in un giorno avuto 2 medaglie d'oro, 3 ragazze spedite a CLES, perché c'era anche Diana Parducci. Parducci è un'altra ragazza di Vargas. Sì, che anche lei faceva il disco, che comunque è entrata nelle prime 20. Lei è anche più piccola, se non sbaglio, no? Hanno la stessa età, però ha meno esperienza nel disco. Vabbè, e quindi secondo me ha avuto anche lei una buona prestazione. E quindi per la società avere 3 ragazze impegnate e fare 2 medaglie d'oro, direi è una bella percentuale. E una ragazza nelle prime 20, devo dire, è una bella percentuale. Sì, è una bella percentuale. Senti, secondo te lei è più, parlando di Asia, ha vinto questa medaglia d'oro nel disco, quindi verrebbe da pensare in prospettiva di scopola, però fa anche giavellotto, sì. Ora per quanto riguarda le multiprove ha detto che insomma sulla corsa ha qualche problema, quindi però tu come la vedi, visto che la segui allora, essendo lei molto giovane non possiamo ancora specializzarla su una singola disciplina, sicuramente potrà fare molto e dire molto su giavellotto e disco, però vedremo poi. Vediamo, il futuro. Dai, c'è ancora del tempo sì, davanti. Quando uno ha 15 anni, Asia ha veramente tutta la vita davanti. Tu personalmente adesso, cioè, ti piace di più il disco, ti senti più a tuo agio nel giavellotto, la cosa è indifferente? È indifferente, mi piacerebbe migliorare nel giavellotto, sì, la tecnica e tutto. Però anche col disco mi ci trovo bene. Beh, sono due, te lo posso dire perché storicamente sono due lanci proprio nobili e antichi, no? Sia il disco sì. È veramente, poi Chiara te lo può dire, è veramente uno dei simboli anche non solo delle Olimpiadi moderne, ma anche delle Olimpiadi antiche, no? E lo stesso il giavellotto, no? Sì. Sono proprio due gesti antichi, forse come l'uomo, se vogliamo, no? come le Olimpiadi. Come le Olimpiadi stesse, sì, è vero. Senti, ma sapevi, Asia, che anche lei ha vinto? Sì. Eh? Sì, sì. Mi ha chiamato la sera, io avevo chiesto come era andata. Non ci credevi, di la verità. Hai detto, ma come, ho vinto io, ha vinto anche Chiara. Non è possibile. Non ci credevi? No. non aveva molta fiducia in te. No, vogliamo ricordare un po'... No, ma io, allora... Vabbè, tu hai detto le loro medaglie sono logicamente di un'altra prospettiva e va bene. Però insomma ricordiamo anche quello che hai fatto tu. Sì, no, ho partecipato al Pentathlon Lanci, una gara solo Pistoia, per il Master, sì, Pistoia. Ma un campionato italiano? Campionato italiano e... Hai vinto. Sì, sono soddisfatta più che altro del punteggio. Quindi... Pentathlon che vuol dire? Che io sono arrivato, giavellotto, disco... Peso martello, lì mi sono fermato a 4. E il martello con la maniglia corta. Ah, ecco, per fare il penta. Sì, esatto, un martello di 9 kg. Quindi che veniva fatta la somma delle varie prestazioni? Sì, 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 un punteggio e poi viene finito. Sei stata la più regolare, mi sembra di capire. Ho avuto qualche picco e qualche... No,
picco. Che picco hai avuto? Ma ha salvato il giavellotto, diciamo. Nel giavellotto sei andata molto sì, bene. Sì, sì, sì. Senti, cosa, che gruppo avete voi? Non te l'ho ancora chiesto. Quanti ragazzi avete che fanno i lanci? Tra te e Emilio Filippi. Allora, è un bel gruppetto che spero possa aumentare. Attualmente sono due cadetti, tre ragazzi che passano junior, e poi c'è Asia che lei passa allieva e un'altra ragazza che ancora deve decidere. E poi c'è Shuma. Pochi ma buoni. Shuma che... Come sta Shuma? Tutto bene? Sta bene, sta bene. Sta bene, dai, tutto è un... Che lui è... È un bel personaggio, sì. È un bel personaggio, sicuramente. È una colonna. Asia, un'ultima cosa, poi dobbiamo chiudere. Allora, adesso c'è la scuola. Sì. L'anno l'abbiamo chiuso alla grande, per il 2018, passaggio di categoria. Che programmi ti sei fatta, che idea ti sei fatta, cosa vorresti dal 2018 come atleta, diciamo? Vorrei migliorare nel giavellotto. Ecco quello. Ecco quello. Migliorare. Quanto hai nel giavellotto attualmente? 40,09. 40,09. Ecco, passando di categoria nel giavellotto cambia qualcosa pure? No, l'attrezzo è sempre... No, il peso. Diventerà il peso. Da 500 grammi per le allieve e quando gareggia con le assolute 600. Va bene, dai Asia, complimenti da parte di tutti noi, da parte di tutti gli sportivi, perché quando arriva un titolo italiano in provincia di Lucca, a Lucca in provincia è sempre un gran bel risultato, perché una cosa è certa, non è mai facile emergere a livello... italiano, che sia negli assoluti, che sia nelle categorie giovanili, non mi fa. Quindi davvero complimenti, ma cerchiamo di darci da fare per la corsa, perché con le prestazioni che hai nell'alto potresti diventare una grande atleta. Va bene, dai, bocca al lupo anche per la scuola, mi raccomando. Grazie. Va bene, grazie ad Asia Salerno, grazie a Chiara Cinelli. Martedì prossimo, per quanto riguarda la Virtus, avremo qui Idea Pieroni, credo con uno dei suoi maestri barghigiani, perché Idea poi viene da Barga e niente, noi adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, quando torniamo torna a trovarci l'amico Ruggero Viacava dell'Atletica Pietrasanta e avrà con sé due baldi giovanotti dell'Atletica Pietrasanta. Grazie e complimenti a Chiara e ad Asia, linea alla regia e torniamo tra pochissimo. Eccoci tornati per la seconda parte di A Tempo di Atletica, di questa terza puntata stagionale. Abbiamo salutato la Virtus con la medaglia d'oro Asia Salerno, vi ricordo martedì prossimo avremo l'altra medaglia d'oro, ovvero Idea Pieroni, vado a salutare gli ospiti dell'Atletica Pietrasanta, sono con noi, un gradito ritorno, la prima volta nel nuovo ciclo, il tecnico Ruggero Viacava, buonasera Ruggero. Buonasera. E poi con te due dei tuoi, possiamo dire, baldi giovanotti, io li chiamo così, Leonardo Tommasi, saltatore in lungo, soprattutto nel triplo. Buonasera Leonardo. Buonasera. E poi nel lancio del martello, mi hai detto? Lorenzo Musetti, buonasera anche a te Lorenzo. Buonasera. E grazie di essere con noi. Senti Ruggero, quando arrivano certi risultati, soprattutto dico a livello giovanile, ne trae beneficio tutto il movimento della nostra atletica, no? Quindi quello che è successo sabato a Cles con queste due medaglie d'oro della Virtus credo siano motivo di soddisfazione e d'orgoglio un po' per tutti e di stimolo anche un po' per tutti, no? Sicuramente avere due bimbe così forti nel campo sono uno specchietto per le allodole molto, che funziona molto bene. È chiaro che spirito di emulazione, amici, amiche che vengono al campo e magari nel gruppo poi si ritrova qualcuno che ripete quelle prestazioni lì. A Cles c'era anche il nostro... Sì, ora ne parliamo, ma voglio dire... Lorenzo. È chiaro che anche Lorenzo, insomma Leonardo nella sua categoria... C'è passato negli anni Nella sua categoria, possono dire, o gli altri ragazzi che avete voi dell'Atletica Pietrasanta Versilia, possono ragionare e dire, ma se ce l'hanno fatta le due ragazze della Virtus, perché non ci posso provare anch'io? Magari, non lo so, magari non l'oro, magari un podium, magari un bel piazzamento... Magari col tempo mi miglioro perché sì, nessuno... Ma magari serve anche per arrivare al campo. Sì, infatti. E già questo bravo, è Ruggero, un grosso successo. No? Magari ci provo. Invece di avere 5 bimbi al campo, avercene 10, 15 o 20, si lavora con più soddisfazione. Ecco. E poi la possibilità di, nella rete, che ci rimanga qualcuno che ha delle doti. Qualche pesce grosso. E io aggiungo una cosa, magari faccio sport. Invece di fare su e giù per le... fare le famose vasche dove? Sulla passeggiata di Rio. No, ma ragazzi, ma si possono, io lo dico a Leonardo, come lo dico, si possono e si devono fare anche quelle, certo. Però non è che uno fa
come sport fa quello, perché per l'amor di Dio, dicono, lo dicono i medici, che fa molto bene anche passeggiare, sì, camminare sì, a passo svelto e salutare, e quindi chi non può fare dello sport agonistico fate pure quello, però so, qui parliamo di ragazzi stasera anche di 15-16 anni, so, è che si può fare come, come attività principale, fare le, cioè si de, se si può fare dello sport. Ho conosciuto dei ragazzini che a quest'età qui, magari li vedevi ai giochi della gioventù con la scuola, li contattavi per sperare di portarli a campo. Al campo e poi... Ah, no, ma io faccio già un'attività, che fai? Vado in palestra. Cioè, questo andare, generico, in palestra, andare in palestra, sì, ma soprattutto ha un significato ben preciso. È rifiuto dell'agonismo, rifiuto del confronto, rifiuto di mettersi in gioco. Confronto che non è guerra, eh? Confronto no, non si intende guerra con gli altri. No, no, è un confronto. Si intende competizione, sana competizione. Ma soprattutto con te stesso, migliorare, sì, 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 sì. Vedere se è vero, l'allenamento ha portato dei benefici sia di salute ma anche di prestazione. Perché ora voglio fare intervenire anche Leonardo e Lorenzo, non perché siamo nel contesto di A Tempo di Atletica e non me ne vogliono gli altri sport, ma l'atletica sarà perché in questi giorni ho visto una splendida riproposizione, non so se l'hai vista, della storia umana e sportiva di Jesse Owens. Ecco, vedo che Leonardo sì, l'ha vista, sì, raccontata tra l'altro in modo spettacolare da quel grande giornalista. Lo dico tranquillamente, sapete che non ho una grandissima considerazione dei giornalisti, però in questo caso mi permetto di dire giornalista, cronista, racconta storie, attore, quello che volete, Federico Buffa. L'atletica non lo dico in questo contesto perché siamo A Tempo di Atletica, ma è uno sport meraviglioso. Quindi, insomma, se potete dedicarvi all'atletica, che sia il salto, che sia un lancio, che sia la corsa, fatelo, perché veramente, ed è universale, perché quando uno, si dice sempre, vince i 100 metri alle Olimpiadi o una delle discipline alle Olimpiadi, veramente si è confrontato, si è confrontato a livello globale, mentre ci sono altre discipline, non faccio nomi, dove sono un po' più di nicchia, sì, un sì, po' sì, più d'élite, dico bene o no, Ruggero? Qui veramente si emerge, se vince, uno vince il giorno che Leonardo vince alle Olimpiadi il salto triplo, l'avrà vinto battendo tutto il mondo. Allora Leonardo, come andiamo? Questo 2017 ormai sì, è finito, sì, è stato... che bilancio tracciamo? Insomma, ha levato tantissime soddisfazioni. Abbiamo qualcosa sì, anche di te da vedere? Sì, 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 vabbè, se ci filmate. Allora, se, quando abbiamo le qualcosa di Leonardo, intanto lo vediamo. Sono immagini. Ecco, questa per esempio è la presentazione della finale a Rieti, questo invece è il salto, e per la prima volta i miei 14 metri, feci 14,09. Qui hai battuto la soglia dei 14 metri? Sì, sì, e nemmeno me l'aspettavo, insomma, di raggiungere un risultato del genere, e proprio lì a Rieti. Ecco, qui ce l'avevi promesso quando venisti qui, no? Sì, quando sì, sei venuto qui quanto avevi per questo? Allora, eri su 13,60? Avevo meno ancora. 13,68, no, 13, però avevo appena finito la stagione. Sei migliorato di mezzo metro, devi sì, venire più spesso. Sì, sì. Noi si sapeva che c'era qualche centimetro in più, proprio 14 magari è stata una bella sorpresa. Sì. Insomma, 14 metri comincia a essere sì, una misura. Sì, sì, anche perché Leonardo, ricordiamo, tu sei adesso che categoria sei? Ho finito ora la categoria allievi. Passo juniores. Sì. Hai 18 anni adesso. Sì, da compiere insomma prossimo anno. Sei del 2000? 2000, sì. 2000, vabbè, insomma, comunque su 14 metri. Sì, questo invece è il personale attuale, che è di 14,10, la settimana dopo Arezzo. Cioè, complice anche un po' forse la rabbia, no, che del risultato che è stato poi nella finale. Che avevo e fatto cosa è successo? Ricordacelo un po', perché... Sì, avevo fatto appunto 3 nulli. Il giorno prima, grande soddisfazione con la qualificazione... ottenuta, ecco, tu, il personale. Eccolo qua, questo sì, è il salto. Questo è 14,10? Sì. Beh, un bel balzone, accidenti, sì, complimenti. Le spalle un po' avanti. Cos'è? Che critica c'è da fare? L'ultimo balzo, cioè le spalle già un po' troppo avanti. Quindi con l'ultimo balzo qual è? Com'è? Hop, steep jump. Sul jump un po'. Sul jump ha un po' furia con le spalle a ricercare la chiusura. Alte, aspettare. Quindi ci sono dei margini, mi sembra di capire ancora. Dei margini per il prossimo anno, sì, sicuramente, sì, sì, no. Ormai quest'anno abbiamo finito così. No, vorrei ritornare un attimino su Rieti, perché noi siamo andati a Rieti con 13,68. Sì, tutti eravamo convinti che Leonardo valesse quei 30 centimetri in più. Qualificazione, ti stampa al secondo salto un 14,09, proprio,
migliore risultato delle qualificazioni. Noi sapevamo, il potenziale medaglia d'oro. Noi sapevamo che c'erano due atleti che erano più forti, che avevano già fatto, però il limite era 13,80, magari al primo salto hanno fatto 13,90. Quindi dopo si sono fermati. E si sono fermati. Noi si sapeva che due erano sicuramente più forti. Però da podio... Però, insomma, se ti qualifichi come sul sito della FIDA, Tommasi vince la qualificazione... E il giorno dopo, purtroppo, un po' l'emozione, un po' il vento che andava e girava, hanno fatto cambiare la pedana, si era preparata la pedana in un verso, l'hanno messa nell'altro perché c'era vento. Qualcosa non ha funzionato, un nullo millimetrico, ma io mi dichiaro... Ci giocheresti la barba. Mi dichiaro un 14,25, 14,30 era, un millimetrico. Che sarebbe valso, fammi un po' capire, che sarebbe valso? Il terzo posto. Ma questi quanto saltano questi primi due? 14,95, sì, 95, 90, 90, 90, sono due ragazzi, uno in maniera particolare, poi secondo me... Uno, mi stai dicendo, di cui sentiremo parlare? Secondo me ha le caratteristiche proprio del triplista, alto, una corsa bella aperta... Quasi 15 metri allievo Mentre l'altro è uno già tecnicamente più valido... Questo è sempre Leonardo. Questo è il salto lungo, è il record del salto lungo. Sì. Questo è lungo, invece quanto hai fatto Leonardo? 6,35. 6,35, però prospettiva più triplista... Sì. Allora, considerando che l'allenatore aveva 6,49 in lungo e 13,96 di triplo, lui ha fatto 6,35, 14,09 e 14,10. L'indirizzo è sicuramente nel triplo, ma deve fare anche di più nel lungo. Quindi lo stai un po'... Sì, deve fare anche di più nel lungo. Senti, anche allora... perché il lungo è la base dell'allenamento per il triplo. Ora poi passiamo a Lorenzo. Prospettive nel 2018... Ma noi qui mi disse, vorrei arrivare a 14 superati. Ci siamo arrivati. Adesso il prossimo step... Se ne parlava giusto l'altro giorno, proprio prima dell'ultima gara. L'obiettivo minimo per noi deve essere quello, visto che lui ha già il minimo per le indoor, sicuramente farà il minimo all'aperto, perché sono minimi per un atleta come lui accessibili, di stabilizzarsi ai 14,10, 14,15, 14, cioè dovrebbe essere... E poi 14, da lì andare oltre. E poi ci sarà il giorno che si farà 14,40. Perché abbiamo un paio di minuti e voglio parlare anche di Lorenzo. Allora Lorenzo, com'è andato questo 2017? Dovremmo avere, credo, qualche foto, anche tu e qualcosa. Sì. Com'è andato? Beh dai, ho fatto un ottimo fine di stagione con... Il minimo per gli italiani, cadetti. Così è il lancio. Tu sei cadetto, ti segue chi? Claudia, Nicola, chi ti segue? In coppia, vabbè, sì. In coppia, addirittura. Sì, te pensa che campioni che è che ti segue. E questo che lancio è? È il lancio che ho fatto a Livorno, ultima gara prima degli italiani. Campionati tu regionali. Martello. Sì. Eri su a Class, com'è andata a Class? Insomma. Poteva andare meglio. Poteva andare meglio, sì. Poteva andare meglio. Però ora... Cioè, diciamo bene le cose, lui ha fatto una bellissima gara a Livorno, è andato in testa al primo lancio, è rimasto in testa fino al per il quinto lancio, va in pedana al sesto lancio l'atleta prima di lui, lo supera, lui va in pedana e lo risupera, quindi ha condotto una gara eccellente. A Livorno parliamo dei campionati regionali. Individuali, cadetti. Quindi con quel lancio lì ha vinto la gara. Il campione toscano. Ha vinto la gara. Una bella soddisfazione. E ha fatto il minimo per gli italiani. L'hanno portato agli italiani la settimana dopo, è vero, ha fatto 43. Primo anno di cadetto lui. No, lui è il secondo anno. È vero, ha fatto un po' meno, ha fatto 43-40. Alla fine poi è arrivato undicesimo, ci voleva... Non è facile vincere, perché prima abbiamo avuto quella ragazza, ma non è... Ci voleva quasi 50 metri per andare nei primi 8 e fare altri 3 lanci, quindi lui è stato bravo, insomma, la stagione l'ha fatta. Quanto hai adesso nel martello? 47,84. E vorrei sottolineare... Dai, 8,50 il prossimo anno, è come minimo. Il prossimo anno però c'è 5 kg. 5 E vorrei sottolineare che l'anno scorso si venne qui, una delle ultime stagioni, e si parlava appunto che... migliorando la tecnica, migliorando un po' il fisico, sarebbe stato facile mettere dei metri. Aveva 34 metri. Ma sei stato bravissimo. Claudia e Nicola, che ti hanno detto di questi risultati? Sono contenti? Sì, mi hanno detto che insomma va bene, la prima volta agli italiani. Sono come? Sono maestri severi, come sono? No, sono bravi. Sono bravi, va bene, ti ringrazio Lorenzo, ringrazio Leonardo, grazie di essere stati con noi Ruggero, poi con te ci ritroviamo, sicuramente fa piacere parlare di questi ragazzi, di questi giovani, delle loro prospettive, perché vuol dire che comunque l'atletica leggera, nonostante mille difficoltà, è uno sport non solo meraviglioso, ma ancora sempre vivo. Con te ci ritroviamo prossimamente. Sicuramente. Va bene, grazie Ruggero, grazie ai ragazzi, grazie a Matteo Bedini, a Tempo di Atletica torna
martedì prossimo alle 21, vi ho già anticipato prima, Idea Pieroni, campionessa italiana cadette nel salto in alto, con la misura che Ruggero mi confermava di 1,73, che è una misura eccellente. Sì, sì. Una misura eccellente. E poi avremo, credo, le Alpi Apuane, forse col presidente Poli, perché saremo quasi alla vigilia della maratona di Lucca. Buonanotte.